Ieri sera in Pronto Medicina Facile, la trasmissione curata e condotta da Paolo Cassignani con Giglioli Edmondo, la consueta finestra sul Covid con il professor Fabrizio Pregliasco, virologo, docente all'Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi, che ha fatto il punto della situazione sull'andamento della pandemia. Le chiedo subito, professore, in questo momento secondo lei il problema più grande è rappresentato dai tanti contagi ovviamente, ma soprattutto dalle tante reinfezioni dovute alle sottovarianti Omicron 4 e 5. Che cosa potrebbe voler dire? Che abbiamo perso l'immunità da vaccino, professore? Purtroppo il virus è instabile e grazie alla sua enorme diffusione, alla sua enorme capacità di diffondersi, anche legata a queste nuove varianti che appunto sono un po' rabbonite, cioè hanno meno caratteristiche di patogenicità, cioè di determinare malattia grave, ma una contagiosità elevatissima. E tutto questo non ci fa ben sperare appunto per il futuro rispetto al fatto che nemmeno i guariti sono immuni dal subire infezioni e reinfezioni, e anche in questo senso la vaccinazione. La vaccinazione effettivamente ha una capacità non completa di evitare le infezioni, ma ad oggi dimostra ancora comunque una buona protezione per quanto riguarda l'evitamento delle forme più pesanti. Quindi dobbiamo continuare a monitorare queste varianti e, diciamo così, valutare per il prossimo futuro scenari diversi rispetto a quello che potrebbe succedere. Quello che ci aspettiamo è un andamento ondulante. Siamo in una fase, diciamo, di passaggio dalla pandemia vera e propria a una fase cosiddetta endemica, che non vuol dire fine della storia, ma un andamento continuo con probabili oscillazioni con incrementi durante i periodi invernali. Certo. Quello che pensiamo è un andamento un po' come le onde di un sasso di uno stagno, cioè che negli anni, nei vari inverni, avremo delle recrudescenze, poi momenti più tranquilli, fino probabilmente a una, come dire, dispersione di questi virus in mezzo ai tanti virus respiratori che ogni anno, in particolare in inverno, ci infastidiscono. Professore, il virus sta continuando a fare il suo mestiere, ci dobbiamo aspettare varianti ancora più aggressive di 4 e 5? Di fatto queste varianti tutto sommato sono più benevole, tra virgolette, per quanto riguarda, come dicevo, gli effetti di malattia. Purtroppo quello che tendenzialmente emerge come variazioni, sono variazioni del virus verso una maggiore, diciamo, capacità di diffondersi come le Omicron, ma anche di infastidire meno gli ospiti che hanno deciso di infettare. Quindi l'evoluzione, salvo, diciamo, situazioni anomale di un virus più virulento, ci dovrebbero portare comunque a varianti più tranquille con cui convivere, ma dovremo comunque, a mio avviso, continuare a essere attenti e speriamo di poter usare ancora di più i nuovi farmaci, quelli antivirali specifici, che stanno dimostrando anche loro una buona efficacia